Questo è il mondo sottomarino. Bellissimo, misterioso e per la maggior parte inesplorato. Queste sono le acque del Golfo del Messico, a largo della costa ovest della Florida. Questo è un pescatore di spugne, un particolare genere d'uomo dedito alla più pericolosa di tutte le occupazioni. Socrates, dove vuoi andare? Metto lo scafandro, vado giù. No, non scendi. Ce ne torniamo a casa. Non possiamo con la barca vuota, papà. Sì, già li sento ridere mentre cerchiamo di vendere al mercato questa spazzatura. Sai di che cosa abbiamo bisogno? Di un palombaro che abbia gli occhi di un'anguilla, il naso di uno squalo per fiutare le spugne fino a un miglio di distanza, uno che non risalga prima di aver riempito la barca con spugne da $100. E tu ce l'hai proprio qui, a bordo. Oh, sì. Dove? Hm? Chi è? Ma sono io e chi altro? Ma quella è Penny. Ehi papà, guarda, ci sono la mamma e Penny. E hai visto chi altro c'è? C'è Fuentes. Guardalo lì con quel bel sorriso sulle labbra e le mani che gli prudono. Papà, guarda, la barca di Sinad è piena di spugne. Ciao! Ciao, bellezza! Eccoci! Oh, papà, mi sei mancato tantissimo! Ehi. Dici davvero? Oh, non sai quanto! Oh, ciao! Mamma! Allora, mamma,
come stai? Dammi un bacio. Sono mancato, vero? Sapessi quanto, tesoro. Figlio. L'hanno importunata molto i ragazzi mentre ero via? Oh, papà. E tu che ci fai qui, donna? Perché non sei in casa a cucinare? Corri. Dovrei farlo per tutto il paese. È questo il modo di parlare? Non vi vedete da tantissimo tempo. Avanti, voi due, baciatevi. Salutatevi per bene. Ti ha prestato dei soldi e adesso vuole gestirti anche la vita. Tony, portami una di quelle spugne. Quando resteremo soli, ti saluterò come si deve. Mamma. Di un po'. Che cosa vorresti fare, eh? Lasciagliela, ne abbiamo talmente tante. Grazie. Ehi, papà, guarda che spugne, un carico intero. Caspita, le migliori che abbia mai visto. Fili da $100. Sono in acque molto profonde. Ehi, Mac, l'assa sta per cominciare. Andiamo. Va pure, io torno a casa a cucinare, vai. Ci vediamo a cena, prepara qualcosa di buono. Ciao. Oggi abbiamo un carico di spugne della barca Helios, società spugne Alix, 17.500. Evviva! Guarda chi si vede! Il mio caro fratello! Ehi! Chi ti ha dato questa spugna? Vogliamo sapere dove l'hai trovata. Hai visto cosa ho portato? Ti piace, eh? È vero? Questa spugna è favolosa! Va bene, perché non ci sveli il segreto? Anche a noi piacerebbe ballare. Ehi, Sina! Dove l'hai presa? Siamo andati alla barriera delle 12 miglia. Nessuno è più arrivato laggiù. Non da quando è morto mio fratello Pete. Noi invece ci siamo andati nel punto in cui si trova la lapide commemorativa di Pete. Siamo scesi a più di 40 metri di profondità. È un bel parlare il tuo. Però questi pantaloni ti stanno larghi. Ti perdi anche le scarpe. Tu hai troppa paura per andare giù. Non ho avuto problemi a scendere. Se sei arrivato fin giù, avrei visto il riff. Dimmi che aspetto. Non si può immaginare. Stai parlando con un fantasma. È come se fossi morto lì. Il corallo è davvero meraviglioso, però è tagliente, come un rasoio, ti taglia a striscioline. Ci sono grotte dappertutto. Il tubo dell'aria si aggroviglia a tal punto che pensi non ne uscirai mai vivo. Il dislivello è enorme, non saprei dirti quanto. C'è una corrente tremenda che scorre come un fiume e ti spinge fortissimo. Non tornerei di nuovo in quel luogo per tutte le spugne del mondo. Spenderai tutti i soldi, andrai in bancarotta e alla fine ci tornerai. E adesso possiamo proclamare l'offerta vincente. Il signor Carson della società spugne di New York ha offerto 22.500. Evviva! Sono ricco! Forza ragazzi, offro da bere a tutti, andiamo! Vi voglio ubriacare! Le interessano? Queste spugne sono in vendita? Certo. E le pago $600, ragazzo. $600? Sta scherzando? Vendute. Sono tue, amico. Che stai facendo? Dopo tutta la fatica che abbiamo fatto per portarle fin qui, tu le regali. Tony, quest'uomo vuole comprarle e noi le vendiamo. Siamo fortunati a poterci liberare di questa roba. Va bene, papà. Hai preso in prestito del denaro. Adesso devi pagare un po' per te e un po' per me. Mi prudono ancora le mani. Allora grattatele. Siamo a posto così. Andiamo, Tony. Mike, se non fai attenzione mi prenderò la tua barca. Non l'avrai mai la mia barca, Sefuentes. Sei solo un brutto strozzino. Le tue parole non mi piacciono affatto, Tony. Ha ragione, sei uno strozzino. Stai sempre a chiedere soldi, soldi, soldi. Non farti più venire l'idea di prendere la nostra barca. Appartiene alla famiglia. Se non pagate, apparterrà presto alla mia famiglia. Tony. Sono Tony e Mike. Dove? Là. Tutto bene, figliolo? Bene, papà. Sì.
riesci a vederlo? No. Allora porti bene, eh? Vieni qui, voglio toccarti. Tu sei un uomo fortunato. Non si tocca gratis. Ti costerà $5. Sottraili dal conto, se è così. Allora, per prima cosa, farò un bel brindisi a Tony, che ha trovato la croce. Grazie. Salute. Ehi, Socrates, adesso che avete la croce, dove sarà la prossima uscita? Vogliamo andare verso nord. Adesso ovunque andremo troveremo le spugne. Al nord? Al nord no. Non so se Mike riuscirebbe a trovare delle spugne come le mie. Aspetta, vedrai. La prossima volta che usciremo, torneremo a casa con la barca carica. Socrates ha ragione. Adesso ovunque andremo, torneremo carichi. Mike, aspetta. Aspetta, Mike. Quando parli del carico di spugne, vuoi forse dire che andremo alla barriera delle 12 miglia? E chi ha parlato delle 12 miglia? Andremo a scandagliare le Glades. Mike, non è possibile, lo sai? Hai dimenticato gli isolani? Chi ha paura delle loro barche? Io, Socrates, sono io che ho paura. Quelle non sono territorio nostro. Chi l'ha detto? Tony, tu non puoi capire. Tanto tempo fa, prima che tu nascessi, tuo padre, io e tutti noi greci siamo venuti qui a lavorare e gli inglesi andarono a Key West. Quindi adesso le Glades sono loro. Quei bastardi. Ti ricordi? Ce n'erano un sacco prima di Spugne. Ovunque andassimo ce n'erano a sufficienza per tutti, non avevamo nessun problema. Adesso invece hanno scandagliato tutti i fondali. Non ci sono più spugne, tranne che in acque molto profonde, come alla barriera delle 12 miglia o nelle Glades. Ma gli inglesi, o comunque tu li voglia chiamare, quelli dicono sempre no. E noi andremo a perlustrare le Glades. Ma Mike, se ci beccano, come facciamo? Sto tranquillo, non ci prenderanno. Perché ti preoccupi tanto, Socrates? Non sai quanti atolli ci sono nelle Glades. Noi partiremo prima che il sole sorga. Per mezzogiorno avremo finito il lavoro di tutta una giornata. Ci nasconderemo come un topino nel suo buco. 2 settimane e ce ne torniamo. Se siamo fortunati. Se siamo fortunati. Tony ha preso la croce, hai visto? Il vescovo ha benedetto la mia barca, no? Cos'altro vogliamo di più? Lavorerò di più, papà.
papà. Non dimenticare, l'hai promesso. Troverò le spugne più belle che tu abbia mai visto. Vedrai dei fili da 200 dollari. Così mi pagherete e le mani smetteranno di prudermi. La prima cosa che faremo una volta tornati a casa è darti il ben servito. Che ne dici, vecchio strozzino? Tony, ma che fai? Tony. Come pensi, Tony? Ricordo una volta a nord, ero giù a 15 metri, ci rimasi troppo a lungo e mi vennero i crampi. Se non mi avessero tirato su, mi si sarebbe gelato il sangue. E a quest'ora sarei morto. Io andrò giù lo stesso. Non ancora. Come sarebbe? Me l'avevi promesso. Ascolta, Tony, dobbiamo andarcene da qui al più presto, non c'è tempo per scherzare. Chi vuole scherzare? Lavorerò sul fondale proprio come te, me l'hai promesso. Lo so, io mantengo le mie promesse. Potrai scendere quando lavoreremo al nord. Papà, non puoi farmi questo, mi hai dato la tua parola, avevi detto che... Ogni suono è un proiettile. Ehi, Mike, guarda laggiù. Oh, Mike, no, non mi piace. Che cosa non ti piace? Una gru. Non vola solamente perché le piace volare. Qualcosa l'ha spaventata. Avrà appena finito di mangiare. Se ne sta tornando a casa. Avanti, preparami. Vado giù. D'accordo. Ehi, non ti fidare del compressore. Usa le mani. Va bene. Tornando su. Tony, guardala. Dove stanno andando? Sta calmo, Socrates, è solo una piccola lancia con due uomini al lavoro. Che ti avevo detto, non sono interessati a noi. Mike, quanto è lontano? Circa 60 metri. Troppo lontano, fallo risalire. Perché? Perché non mi piace per niente, dai il segnale. Altrimenti lo taglio in due. Fa come ti dice. Già. Fa come ti dico e andrà tutto bene. Vogliamo le vostre spugne. Tutte. Non le avrai. Fermo, Tony. Metti giù il fucile. Mettilo giù. We'll be right back.
Perché siete venuti qui a pescare? Non sapete che sono le nostre acque? Ah sì, e chi l'ha detto? Queste isole non vi appartengono. Nessuna legge ci vieta di lavorare qui. Da sempre sono le nostre. State lontano dalle Glades o sarà peggio per voi. Finite di caricare e andiamocene. Se ritornerete da queste parti, vi ritroverete qui. Vieni qui. Guarda la barca di Thomas. Jimmy! Jimmy! Ma dove avrà preso tutto quel carico? Raccolte i greci per noi. Forza, aiutateci a scaricarle. C'è da bere per quando tutti. Quando vedranno questo carico rimarranno senza parole, ragazzi. Vedrete. Dopo che avremo venduto le spugne, sai che cosa farò? Darei una grande festa. No, comprerò una casa. Una casa e dei mobili. Un tavolo, delle sedie, una cucina. E poi, sai cosa farò? Cosa? No, non me lo dire. Ti trasferirei io. Ci sposeremo e ci trasferiremo. Davvero? Ah. Fantastico! Aspetta un momento, non mi ricordo che tu mi abbia mai chiesto di sposarmi. Te lo chiedo adesso. Perché non mi guardi negli occhi e mi dici: Gwyneth, vuoi sposarmi? Gwyneth, vuoi sposarmi? E se io ti dicessi di no? Non lo farai. Senti, Arnold, ma tu mi ami? Lo sai che ti amo. Sì, lo so, anch'io amo te. Come uno dei miei fratelli. No, io non sono tuo fratello. Non c'è bisogno che tu me lo dica. Gwyneth, non scherzare. Ti ho chiesto di sposarmi. Arnold, se ti dicessi di sì, ti mentirei. E se ti dicessi di no, potrei pentirmi. Io non so proprio cosa dirti. Ma potrei, chissà, frequentare tanti, tanti ragazzi. E forse mi aiuterebbero a decidere. Già, e io che faccio nel frattempo? Potresti frequentare tante ragazze. Ma io non voglio tante ragazze, voglio solo te. Me? Sarebbe carino essere sposata. Un marito. Dei figli. Ma credo di essere troppo giovane. Non lo pensi anche tu? No, non voglio sposarmi, non ancora. Sei difficile da conquistare, ma questo rende tutto più bello. Ehi, Arnold, dacci una mano, avrete tempo per stare insieme. Aperti, mi raccomando. Papà, perché non raccontiamo alla guardia costiera quello che è successo? Non servirebbe. Non possiamo provare niente. Dobbiamo cavarcela da soli. È questa la barca. Le spugne devono essere qui. Le avranno nascoste da qualche parte. Mike. Ehi, Mike, ma che vuoi fare? Aprire tutte le porte, cercare in ogni posto. Ormai le spugne sono perse. Dove vai adesso? Vado a cercare quel farabutto. Voglio proprio vedere quanto è coraggioso senza accento. Tu ritorna alla barca. Andate su. Come vuoi. Ma ti servirà qualcuno che ti aiuti a salvare la pelle? Perché non ci lasci venire con te? Vogliamo vendicarci. D'accordo. Andremo insieme. Va bene. Ah. È grande qui. Ci sono talmente tante strade. Come farai a trovarli?
Cosa avremmo fatto noi se fossimo tornati con quelle spugne? Che cosa avremmo fatto? Avremmo festeggiato. È proprio quello che stanno facendo loro. Festeggiano. Proviamo qui. Ecco i ladri, i furfanti, gli imbroglioni. Siamo venuti a prendervi le misure per le bare. Centralino, mi passi la polizia, presto. Che succede? Non avete mai visto dei greci? Certo. Guarda come sono spaventati. Una stanza piena di inglesi che hanno paura di 3 greci. Anzi, 2 greci. Lui non lo contiamo. Bene, allora, si può avere qualcosa da bere qui? Perché no? Davison, porta 3 whisky. Subito, signor Reese. Sei sicuro che non vi roviniamo la festa? Sedetevi. Ehi, Tony. Potremmo conoscerci meglio. Questo è mio padre, Mike Petrakis. Un greco puro sangue. E io sono Tony. Io sono Thomas Reese. E questi sono i miei 2 figli. Oh, lui è David, lui è Grip, lui è Arnold Dix. Oh, l'uomo con l'accetta. Io sono sua figlia, Gwyneth Reese. Gwyneth, è veramente un bel nome. Un giovane greco che guarda una ragazza carina. Prevedo scintille. Che cos'hai in mente, greco? Cosa ho in mente? Spugne. Tu che ne dici? Ah, ci hai fregato. Noi ci ammazziamo di lavoro e tu porti via tutto il nostro carico. Ma nessun rancore, eh? Questa volta avete vinto voi. La prossima volta vinciamo noi. Le dispiace se ballo con sua figlia, signor Reese? Ah, non chiederlo a me, chiedilo a lui. Avanti, chiedimelo. Forse sarebbe meglio se lo chiedessi a me. Balliamo? Certo. Perché no? C'è qualcosa fra di voi? Forse sì, forse no. Che tipo di risposta è? Perché non lo scopri? Forse lo farò. È meglio se fai attenzione, è capace di mangiarti vivo, non ti toglierebbe neanche il cappello. Anch'io ho un certo appetito, sai. Già, però ti ha portato via le spugne. E io ballo con la sua ragazza. Tony! Bella questa musica, eh? Continuiamo a ballare. Arnold! Sta arrivando la polizia! La polizia, via! Sono una coppia. 3 sono una folla. Non ti intromettere nei miei affari, Greco. Non capisco perché corro. Lui non insegue me. No, insegue me. Io inseguo te. Ti prego, Greco. D'accordo. E lasciami anche la mano. Va bene. Fai sempre quello che ti dicono di fare. Certo, perché non mi chiedi di baciarti? Sei pazzo, Greco. Vuoi sapere come mi chiamo davvero? Adonis. Mia madre mi ha chiamato come un dio greco. Sono un ragazzo bellissimo, vero? Dovete essere proprio tutti pazzi a venire qui. Sai cosa pensano gli inglesi di voi greci? E sai cosa pensano i greci degli inglesi? Pescate sempre nelle nostre acque. Perché non restate a casa vostra? Questa storia non ti deve riguardare. Le Glades sono di tutti.
Hai un bel coraggio. Io conosco un greco che ha proprio un bel coraggio. Su, non voglio discutere. Voglio solo tenerti le mani. Sei carina. Ti ha mai detto nessuno che sei carina? Ah, ho capito che vuoi. Avanti, chiedimi di baciarti, ti obbedirò subito. Non lo farò mai. No. Voglio sapere che c'è fra te e quel tipo. Vuole soltanto sposarmi, tutto qui. Quello? È troppo vecchio per una come te. Avrà almeno 27 anni. Con la sua parte delle vostre spugne comprerà una casa. Ci andremo ad abitare e avremo tanti bambini. Ti piacciono gli occhi blu? Sì, certo. Sposami e avrai bambini con gli occhi blu, te lo posso garantire. Prova. Sei davvero pazzo. Smettila, Greco. Va bene. Farò tutto quello che vuoi. Sei sicura di non volere un bacio? Non sai che ti perdi. Fammi sapere se cambi idea. Ehi, il tuo profumo mi fa impazzire. Sei veramente matto, Greco. Tony. Sì? Fermo, Tony, fermo. Lascialo a me. Me ne voglio occupare io. Bene. Adesso voglio vedere quanto sei bravo senza accetta. Come vuoi combattere? All'inglese oppure alla greca? Falli smettere. Tu non conosci Arnold, gli farà del male. E tu non conosci mio padre. Va bene, adesso combattiamo alla greca. Basta, ne ha presi abbastanza. Oh, non gli farò male. Gli farò solamente mangiare questo sigaro. Adesso fai il bravo bambino e apri la bocca. Avanti, andiamo. Andiamo, apri la bocca. Aprila. Bravo, così. Apri. Che sapore ha, eh? È buono, vero? Beh, ora che ne pensi del tuo amichetto? Non vale poi tanto senza accetta, vero? Ehi, Tony, saluta la ragazza con un bacio. Ce ne andiamo. Dai, Tony, l'hai salutata abbastanza. Ci vediamo, tesoro. Questa notte nei miei sogni. La 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 la. L'odio. La 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 la. Ma dove siete stati? Siete spariti. Ho fatto assaggiare a quel tizio i miei pugni. Va bene. Adesso però andiamo a casa. No, non andiamo a casa. Andiamo alla barriera delle 12 miglia. Mike, ma che cosa stai dicendo? Sono stanco di tornare a casa con la barca vuota. Torneremo solo se avremo le spugne. Un intero carico, tutte quante buone. Saremo fortunati e faremo un sacco di soldi. Un uomo deve fare il suo lavoro.
Non si può avere sempre paura. Forza! Si riparte! Che sarebbe sceso. Ah, già. Tony. Ehi, Tony. Stai dormendo? Ma dove siamo? È il Reef. Siamo arrivati. Sì, quello è il Reef. La barriera. Adesso ti dico una cosa, Tony. È meraviglioso lì sotto. Giù, in profondità, ci sono tanti pesci. Ogni specie di pesce. La vita è tutta nel Reef. È più bello di quanto tu possa immaginare. C'è vegetazione lì sotto, proprio come nelle foreste. E quando c'è la corrente, si muove tutto, come col vento. È bellissimo. Ci sono grotte piene di spugne, non ne ho mai viste così tante in vita mia. Entri e prendi tutte quelle che vuoi. Milioni e milioni di spugne. La prima volta che scendi in profondità, sei terrorizzato. Oh, non immagini neanche quanta paura si ha. Dopo un po' te ne dimentichi. Ma il Reef non se lo dimentica mai. Aspetta silenziosamente e poi arriva un giorno che tu sei distratto e ti afferra. Tony, ho riflettuto su tante cose e penso. Domani che... io andrò giù. Non puoi. Papà, me l'hai promesso. Mi hai dato la tua parola. Sì, lo so. E so anche come ti senti. Però ti immergerai al momento giusto. Vedi, ho fatto una promessa alla mamma. Le ho detto che avrei badato a te. Ecco perché questa volta rimarrai sopra. Capisci, ragazzo mio? Thank you.
tirate. Alle spugne. Dobbiamo coprire subito con del ghiaccio. Metti in moto. Tony, we gotta pack him and I start the engine quick. Mike, mi senti? Ma è vivo! È vivo! Non so come abbia fatto a sopravvivere. Dio lo protegge. Mike, ascolta, ora ti metteremo del ghiaccio addosso. Così ti farà meno male e non soffrirai. E voi sbrigatevi, presto! Avanti, tutti ai vostri posti! Anche tu, Tony, presto, presto! Muoviti, fa presto! Coraggio, Mike, ti salveremo, vedrai. Sta calmo, fra poco non sentirai più male. Sta calmo, Mike, sta calmo. Capitano, abbiamo un uomo gravemente ferito. Abbiamo bisogno di ghiaccio. Può darcelo? Certo. Avete sentito? Ragazzi, presto del ghiaccio. Qui sopra. Che gli è successo? Sta molto male. Ha bisogno di aiuto. È mio padre. Dobbiamo coprirlo con il ghiaccio. In questo modo si salva. Viste le sue condizioni, non credo. Bisogna far presto e portarlo a Key West. Chiamate la capitaneria. Una barca per la pesca alle spugne. E come si legge il nome? Egli. La barca Egli sta arrivando con un ferito a bordo, capito? L'uomo sta molto male.
Ditegli di far preparare immediatamente un'ambulanza. Va bene, abbiamo abbastanza ghiaccio. Andate subito a Key West, là ci sarà un'ambulanza che vi aspetta. D'accordo. Hai sentito, Mike? Faremo prestissimo, vedrai. Per favore, ci dica quante vorremmo pagare. Ah, lasciate stare. Molte grazie. Tony, fai partire i motori, presto. Andrà tutto bene, Mike. Non ti preoccupare. Te la caverai. La barca greca è appena arrivata. Hanno avuto un incidente. A bordo c'era un uomo ferito in modo molto grave. E il ragazzo? Non saprei. Comunque hanno dovuto coprirlo con il ghiaccio. Hanno chiamato l'ambulanza. C'era una gran folla. È intervenuta la guardia costiera. Scivolato dalla scogliera. La corda e il tubo dell'aria sono stati danneggiati. È salito a galla velocemente e lo scafandro si è riempito d'acqua. Come sta, dottore? È morto. Alla guardia costiera. Dobbiamo sapere com'è andata. E portate con voi un paio di membri dell'equipaggio. Va bene, verremo con lei. Giorgio, per favore, vieni con me. Tu stai attento alla barca. Thank you.
Sarei dovuto andarci io. Dovevo esserci io. Perché è successo a papà? Ehi, Arnold! I greci sono tornati. Guarda quante spugne. Vengono dalle Glades. Non impareranno mai. Li insegneremo noi. Fermi, cosa fate? Ehi, aspetta un attimo. Non puoi portargli via le spugne. Non abbiamo nessun diritto. Queste non sono nostre. Qual è il problema? Dopo gli pagheremo da bere. Su, avanti, muoviamoci. Sia quella dei greci. D'accordo, saremo lì tra un attimo. Mollate le cime, presto, tutti a bordo. Muovetevi, siamo un'altra era. Vai per la mezzogiorna. Fate un'altra era. Attenzione, ha prendato fuoco anche lì. Muovetevi. Dei rinforzi. Potete dire com'è cominciato l'incendio? Diglielo. Avanti, com'è successo? Io ero lì e loro sono... Dio al capitano, chi l'ha incendiata? Due, tre, quattro. Ha riconosciuto qualcuno? Ma Socrates... Non riesce a parlare. E adesso che cosa facciamo, Tony? Ci potete accompagnare fino alla Dars? Certo, vi rimorchieremo fino al porto. Sta tranquillo, ragazzo. Porta il cappello di papà a casa. Ehi, Tony, dove stai andando adesso? Non la passeranno liscia. Che cosa vuoi fare da solo, figliolo? Perché non vieni con noi? Hanno bruciato la barca di papà. Devo scoprire chi è stato e riprendere le mie spugne. E io ti dico invece che verrai con noi, perché tua madre... D'accordo, Tony. Non dovresti andare in giro così. Queste persone non ti possono vedere. Non puoi rimanere. Devi andare a casa, Tony. Voglio parlare con tuo padre. Credo che noi due ci potremmo capire. Sì, potrebbe essere un'ottima idea questa. Ma ho paura che... Qual è il problema? Tutti qui hanno rispetto di lui. Vedrai, mi aiuterà a riavere le mie spugne. Dove abitate? Non molto distante da qui. Ti accompagno. Papà, Tony... Lo so. È terribile quello che è successo. Vuoi mangiare con noi? No, grazie, signore. Non sono qui per questo. Signor Reese, sono venuto perché lei è una persona giusta. Ho sempre pensato che non ci fosse differenza tra greci e inglesi. La casa in cui viviamo è uguale alla vostra. E anche il lavoro che facciamo è uguale al vostro. E se uno di noi muore, sono sicuro che è come se morisse uno dei vostri. Ma allora perché l'avete fatto? Fatto cosa? Qualcuno gli ha rubato tutte le spugne che suo padre aveva pescato al reef. E hanno bruciato la barca. Chi è stato? Non si sa. Vorrebbe che tu l'aiutassi. Ma come fanno a comportarsi così? Non hanno nessun rispetto per i morti. Chi è morto? Suo padre. Non l'hai saputo? No, eravamo a porto. Mike è morto mentre portava su quelle spugne.
Voi lo sapevate, vero? Non lo sapevamo. Abbiamo visto la barca, ma questo siete non... Siete stati voi a rubare non quelle Non lo sapevamo. Spugne. Restituiscile. Non possiamo perché non le abbiamo. Appena siamo saliti sulla barca è arrivato un sacco di gente. È rimasto solo un filo di spugne. Quando Arnold l'ha visto, ha pensato... Lui ha... Cosa hai pensato, Arnold? Tony, dove vai? Vado a cercare Longar. Quello non ti riderà indietro un bel niente. Tu vai solo in cerca di guai. Se volete aiutarlo, dategli i soldi guadagnati con le spugne. Ma perché? Quelle spugne le hanno prese nelle nostre acque. È colpa vostra se hanno depredato la loro barca. Gli ridarete i soldi. Allora, David? Sì, padre. Grip! Sì, d'accordo. Arnold? Allora. Lui non vuole restituire niente. Va bene lo stesso. Tu non preoccuparti. Domattina riavrai i tuoi soldi. Grazie, signor Reese. No, non ringraziarmi. I soldi sono tuoi. A domani, signore. È molto tardi, Tony. Perché non ti fermi qui a dormire? Non preoccuparti. Ci vediamo domani mattina. Notte. Se domani mattina non ti fai vedere, ti conviene sparire. Ciao Arnold, hai fatto bene a tornare. I soldi non sono importanti, ma lo è ciò che fai a te stessa e a Gwyneth. Dov'è Gwyneth? È in casa. Arnold, non dimenticare che tu sei un uomo e quel greco è solo un ragazzo. Le donne hanno sempre il cuore tenero con i ragazzi, lo sai. È un peccato che Gwyneth provi qualcosa per lui, ma la tua gelosia ingigantisce tutto. Domattina, quando viene il greco, gli ridaremo i soldi. Glieli darai tu stessa, a Gwyneth questo piacerà. Non verrà domani mattina. Abbiamo fatto due chiacchiere e si è convinto. Gwyneth!
Cosa ti ha fatto? La barca brucia. Tutto brucia. Gwyneth! Dovevi aiutarmi, adesso sei nei pasticci. Non mi importa. Hanno bruciato la vostra barca. Bene, adesso ne hai un'altra. Non so usare le vostre barche. Non è difficile, puoi imparare. No, non va bene. Le spugne buone sono molto giù. Vorresti usare uno scafandro e una pompa d'aria? Sì, certo. Potremmo cercare di rimediare l'attrezzatura. Non sarà perfetta, ma potrebbe funzionare. Ci basterà pescare un carico di spugne vicino al reef. Alle 12 miglia. Certo, andremo alle Glades. È la nostra unica speranza. Ti sei mai immerso prima? Sì. Papà mi ha insegnato come indossare l'equipaggiamento. Oh, Tony, ho paura. La barriera è troppo pericolosa. Ho paura anch'io. Non sai quanto sia spaventoso, ma poi lo dimentichi. Non puoi immaginare quanto sia bello lì sotto. Ci sono mille specie di pesci che non appena si abituano alla tua presenza ti si avvicinano. E tu puoi dargli da mangiare tranquillamente. Loro al massimo ti mordicchiano le dita. E poi c'è il reef. Il corallo è splendido. È come un giardino pieno di fiori. E più scendi in profondità, più diventa bello. La luce diminuisce. Sembra di essere in chiesa. E non ti va più di riemergere. Ehi, ma noi dobbiamo ancora mangiare. Va bene, andiamo. Thank you.
ha soltanto una piccola razza. Da quanto non usano questa vela? Non ho la minima idea. Potremmo rattopparla con della lenza. Se la spieghi, Arnold, la vedrà subito. No, non la tiro adesso. Aspetterò il buio. C'è della lenza in quella cassa. Bevi, scoprirai il vero sapore del merluzzo. Ehi, è davvero ottimo. Te l'ha insegnato tua madre? No, è una mia ricetta. Non ho mai conosciuto mia madre, è morta quando sono nata. Ne vuoi dell'altro? Che ti succede? Niente. Non è vero, un attimo fa pensavi a qualcosa. Al tuo padre, ai tuoi fratelli. Aiutando me ti sei schierata contro di loro, è così? Mi dispiace. Mi sto comportando come una bambina. Ma è quello che sei, una bambina. No, questo non è vero. Sai che facciamo? Ora mi metto a gridare, così ti riportano a casa. Su, andiamo a casa mia. Che cosa diranno i tuoi? Tua madre? Può darsi che lei non mi voglia. Ti vorranno, perché io voglio te. Posso sempre tuffarmi, mi ripescherà Arnold. Non vuoi venire a casa mia? Oh, Tony... terribilmente preoccupata per te. Lo eravamo tutti. Gwyneth, lei è Penny, mia sorella. Ciao, ciao. Era ora che tornassi. Dove sei stato? Eravamo tutti in pensiero per te. Mi hanno picchiato, mi ha salvato lei. Conosci mio zio Socrates? Dov'è la mamma? È andata al cimitero. Ci va ogni giorno al cimitero. Tesoro, devo andare da lei. Prenditi cura di Gwyneth. D'accordo. Tony! Mike!
mamma, tu non devi stare qui. Tu non sei morta, sei viva. Il tuo posto non è qui, è a casa, mamma. Ho aspettato per tutta la vita. Sin da quando ho sposato papà, ho sempre aspettato che tornasse a casa. Adesso se n'è andato e non tornerà mai più. Ma io lo aspetterò sempre. Papà non sarebbe contento di vederti qui. Si arrabbierebbe molto. Vorrebbe che andassimo avanti. Come ha fatto lui tempo fa, quando è morto Pete. Dobbiamo andare avanti. Coraggio, mamma. Andiamo a casa. Ciao, Socrates. Dove sono? Di là. Ehi, Penny. Penny! Mamma! Guarda Tony che ha portato. Ehi! Come sei carina. Ma chi è? È la ragazza inglese di Tony. Viene da Key West. Vuoi sapere il suo nome, mamma? Si chiama Gwyneth. È un bel nome. Tony, avanti. Di a tua madre che cosa ha intenzione di fare. No, no, aspetta, lo dico io. Prenderà la barca degli inglesi e andrà a pescare le spugne come fanno loro. Hai sentito cosa vuol fare? Con un intero carico sistemeremo la Egli. Hai sentito? Hai sentito come parla questo pazzo? Come farai tutto da solo? Se ci fosse Pete, tuo padre, come... Ce la posso fare. Cos'ho che non va? Non ti arrabbiare, Tony. Vuoi bene al mio Tony? Sì, certo. Tanto. Mi piaci. Sei giusta per il mio ragazzo. Se lo ami, non permettergli di farlo. Ogni volta che uscirà ti sentirai morire. Ogni notte ad aspettare tutta sola, proprio come me. Avrai paura, come me. Guarda la mia faccia. Guarda come sono diventati i miei capelli. A te darà ascolto. Digli di non farlo. Certo che hai paura, anch'io ne ho. Ma non si può aver paura per tutta la vita, mamma. Abbiamo una barca e dobbiamo lavorare. È questa la cosa giusta da fare? O vuoi che stia a ciondolare da qualche parte? Deve fare quello che ritiene giusto. Cercate di capire. Non posso dirgli quello che deve fare, mi dispiace. Devi fartene una ragione, mamma. Quando cominciamo? Immediatamente. Inizieremo ad armarla domani. Oh, mamma. Dimmi qualcosa. Cosa vuoi che ti dica, Tony? Beh, dimmi qualcosa di carino. Ad esempio, cosa mangiamo oggi? Oh, me ne ero dimenticata. Hai fatto tanta strada. Vi preparo subito qualcosa. Farò in un attimo. Sentirai com'è brava a cucinare. Quello non è uno scafandro. Ce n'è bisogno di uno nuovo e per comprarlo ci vogliono i soldi. Avanti, dove li prenderai? No, se Fuentes non ti presterebbe neanche il fumo delle sue sigarette. Scommetti che ci riesco. Ehi, se Fuentes, quanti soldi dobbiamo darti ancora? Non mi devi niente, la barca è bruciata e il tuo debito è bruciato insieme alla barca. Da quando è morto tuo padre ho detto addio a tutto. Cosa vuoi dire? Che il debito non esiste più? Io ti devo un sacco di soldi, il debito già mi stringe il collo. Quanto? 12.000 bigliettoni, dollaro più, dollaro meno. 12.000 dollari, hai sentito, zio? Va bene, allora ti ridaremo tutti i tuoi soldi. Sei contento? Oh sì, sono contento, sono molto contento. Ma prima di pagare vuoi chiedermi un altro prestito, eh? Hai bisogno di nuovi macchinari, di un nuovo scafandro? Perdonami, Tony, ma la mia risposta è no.
Ehi, ma io non ho parlato di soldi. Oh, io sono un vecchio greco, lo so quando qualcuno vuole un prestito. Ti sbagli, noi non vogliamo neanche un centesimo. Allora cosa vuoi? No, per carità non lo voglio neanche sapere. Ascolta un attimo, Sefuentes. Noi non vogliamo altro che... Sì, non volete. Noi non vogliamo altro che uno scafandro. Avanti, daccene uno solo. Già, non volete niente. Volete solo un piccolo scafandro. Tutto qui, quello che volete. Beh, perché no? Ma che cosa dico? Devo essere pazzo. Dovrebbero rinchiudermi. E va bene, hai vinto. Ti darò questo scafandro. Questo può andar bene. Per fortuna che sei stato così generoso con lui. Guarda che bella roba che hai dato a Tony. Che ti aspettavi? È gratis. Infatti è quello che mi aspettavo da te. Grazie tante. Che cosa c'è da ridere? Scenderai in profondità, ti immergerai, lavorerai con quella barca. Perché non vai a contare i tuoi soldi? È tutto suo padre, ha sempre la risposta per ogni cosa. Va bene, Tony, siamo pronti. Dove sei stata? Stiamo per partire. Io vengo con voi. No, tesoro. Sarà un viaggio molto duro. Non sapete come funzionano le nostre barche? Io posso esservi d'aiuto. Saresti di troppo. Tony, falla venire. Ti starà vicino una volta risalito. Ti prego, Tony. Ok, tesoro. Mamma. Ciao, Penny. Tony, prendi il cappello di papà. Ti porterà fortuna. Grazie, mamma. Ciao. Ciao, mamma. Ciao. Ciao, Penny. Piccolo Tony. Se tornerà con la barca piena di spugne, lo chiameremo Grande Tony. L'avrei raggiunto se non avessi finito il carburante. Tu l'hai difeso, papà. Hai preso le parti del greco. Volevi dargli anche i nostri soldi. Invece lui ti ha rubato la barca e tua figlia. Va bene. Mi sono sbagliato. Andremo a cercarli. E riporteremo a casa Gwinnett. Il ragazzo avrà una lezione che non dimenticherà. Agitato. Non sarebbe meglio aspettare che il vento si calmi? I tuoi ci hanno visto, meglio non rinviare. È troppo agitato. Dammi retta, Tony, oggi non scendo. Non è tempo di spugne con questo mare. Invece andrò giù. Io sono il capitano e dico di no. E io sono il palombaro e dico di sì. Avanti, continuate a vestirmi. Andiamo, muovetevi. Dovrei spiegarti tante cose. Ma non so se riuscirò mai a fartene entrare nella zucca. Le voglio scoprire da solo.
Troppo veloce! Tony, sta scendendo troppo veloce! Risalendo! Ce l'ha fatta! Guardate che spugna! È stato bravissimo! Bravo! Forza, tirate! È stato sotto troppo tempo! Tiratelo su! Perché non riemerge? Dà di nuovo il segnale! No, aspetta, faccio io! Thank you.
Spero che là sotto vada tutto bene. Si fossero impigliati. Allenta, allenta ancora, sbrigati! Perché non sei salito quando ti ho dato il segnale? Hai avuto dei problemi? Avanti, dimmelo. Mi ero incastrato in una grotta, ma ce l'ho fatta. Tony, questo cos'è? Ma è sangue. È vero. Credo di aver battuto la testa mentre uscivo dalla grotta. Ti sei spaventato? Spaventato. Io ero pietrificato. Lo credo. Che stai facendo? Vado giù di nuovo. Te l'avevo detto che era pazzo. Devi riposarti, te lo dico io quando è il momento. Avanti, riposati. Papà lo diceva. Fa paura. Non immagini neanche quanto. Guarda, una barca inglese! Ecco tua figlia. Guarda la Risa. Lavora per i greci. È una brava ragazza. Riportiamola a casa. A costa, andiamo a bordo! Spara un colpo in aria. Presto, riparatevi, state giù. Ti aiuto io. Stai indietro, Greco. Lascialo stare. Thank you.
Andiamo, Gwyneth. Vieni via. Stai con noi o rimani con lui? Sto con lui. Sono sua moglie. Non si arrabbi, signor Reese. Gwyneth non è più una bambina, può decidere di fare quello che vuole. Allora, ha sentito bene quello che ha detto Tony? Va bene, ha sposato un greco, ma rimane sempre sua figlia. Mi ha salvato. Oh, what's the matter with you, Dad? She didn't do so bad. Look who you got for a son-in-law. Me, Adonis Petraeus. I'm a very beautiful young man. It is Tony, Mama, it is! You should see the sponges, Mama, you should see! Hey, this time I'm gonna get paid.